Compaiono in pieno centro, dove il passaggio è maggiore, attirando lo sguardo dei curiosi e dei turisti che le trovano una simpatica trovata dal sapore esotico. Non toccarla, bimbo, non ci sono balocchi là dentro. La gente del posto è per lo più divertita dall'insolita presenza delle valigie, anche se qualche birbante non manca di compiere la sua birichinata quotidiana. Ma che cosa c'è dietro? Anzi, dentro! Camicie ben stirate dalla donna di casa? Crema da barba e pennello per il rappresentante sempre in viaggio? No, signori, uomini e donne, cineasti che hanno scelto la via dell'indipendenza per rimanere liberi e garantirsi uno spazio invidiabile. Questa è la straordinaria storia degli uomini in valigia. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Siamo il cinematografo, può uscire un attimo? Ah, siamo con lei, buongiorno. Adesso non posso perché sto montando. Quindi lei fa cinema? No, io faccio film in valigia, è proprio un genere preciso. Film in valigia? Come mai questa scelta, lavorare in valigia? E perché? Qua si sta benissimo. Piuttosto, come mai lei sta ancora là fuori? Vuole entrare pure lei? Abbiamo visto come Bologna rimane una città giovane, vivace, piena di occasioni, di iniziative. E i giovani sanno integrarsi. Scusi. Eccone un'altra. Vediamo cosa nasconde. Scusate, stavo girando un film. Sotto la doccia? Sì, ho scritto la storia di questo psicopatico che gestisce un motel. Stavo girando la scena in cui la protagonista si fa la doccia. Io sono la protagonista. Già fatto, signorina? No, non l'ho ancora fatto. Stavo proprio entrando sotto la doccia. Ma dico, questo film è stato già fatto. Ah, può essere, ma non credo che l'abbiano girato in una valigia. A Bologna il cinema viaggia veloce, giovane e al femminile. E guardate, qua le valigie sono addirittura due. Salve, lei è un cineasta? Cineasta? Nein, io non faccio cineastica. Ah, lei è straniero, ma lei è regista, lei fa cinema? Regista, yeah, sono regista. E che sta facendo con le valigie? Lei sta partendo, sta tornando? Nein, io resto. Fare cose molto bene a Bologna. Io amo Bologna, resto, mi sto allargando. Io fare sala di montaggio, sala di proiezione, teatro di posa. Ringraziamo questo giovane regista emergente e straniero. Bologna con il cinema si allarga. Scusi. Dica. Ha risolto così i suoi problemi di spazio? Ma quali problemi di spazio, scusi? Tutti questi problemi di spazio, non c'è nessun problema di spazio, non lo vede? Siamo in centro, no? Metta caso, c'ho fame, ci sta il pizzettaro, là, una pizza margherita con le acciughe, 3,50. C'ho voglia di fumare, c'ho il tabaccario, Gianni, mio amico. Vado a comprare le sigarette e mi dà pure le ziguli, non c'è nessun problema di spazio, su, Insomma, mensa e tutti i servizi a disposizione. Ma non ha mai sentito parlare dell'occupazione del cinema arcobaleno? Ah sì, ho sentito, ma guardi, lasci perdere, io ho fatto il DAMS. Noi damsiani lavoriamo sul concetto, l'arte, la poesia, Caravaggio. E quindi degli spazi così non ce ne frega niente, noi stiamo bene in valigia. Quale ghiotta occasione da non lasciarsi sfuggire in questa città. Ci sono spazi, occasioni, non è vero che non ci sono risorse. Coglietele al volo, Bologna è in movimento, Bologna cresce. Il cinema a Bologna fa le valigie? Staremo a vedere.